The New Stories. La tua informazione libera. Un ciclista di 52 anni è stato investito e ucciso poco prima delle 19 sulla statale 172, che collega Taranto a Martina Franca, nel territorio di Statte. La vittima è Michele Viola, di Reggio Calabria, capo di gabinetto della questura di Taranto. Viola, alto dirigente della polizia, era arrivato nella questura ionica ad aprile scorso. Secondo le prime informazioni, è stato investito da un'auto mentre procedeva in direzione di Taranto. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e la polizia stradale. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio e i soccorritori sono arrivati immediatamente, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo. Alla guida dell'auto c'era una donna di 56 anni, che è stata ricoverata sotto shock nell'ospedale Santissima Annunziata. I carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, coordinati dal pubblico ministero Raffaele Graziano, stanno indagando sulla dinamica del terribile incidente. Tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia c'era il questore Massimo Gambino. «Non ci sono parole», ha detto il questore Gambino, «per esprimere tutta la tragicità della morte di Michele». Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.